mai provato a fare un dono? Dimmi un po'. Oggi domenica 4 ottobre è una giornata davvero speciale per Avisfano, perché alla Rocca Malatestiana verrà celebrato il 70° anniversario della sua fondazione. Dopo una santa messa celebrata da Don Mauro Barnesi, partirà un corteo lungo le vie del centro storico di Fano, accompagnato dalla banda cittadina. Poi ci ritroveremo di nuovo qua, in questo fantastico monumento malatestiano, per la cerimonia di consegna delle benemerenze a decine di donatori, di super donatori di sangue e di plasma. Vi assicuro che non mancheranno tante sorprese, ma soprattutto tante emozioni che oggi vivremo insieme a voi e insieme alla grande famiglia di Avis. Sangue, speranza, umanità. Sangue, speranza, umanità. Sangue, speranza, umanità. Sangue è una speranza, un eroe un po' speciale, sempre pronto ad affrontare campagne per la vita. Diventa un donatore. Donatore. Buongiorno. Buongiorno, intanto ben arrivato alla Rocca Malatestiana. Sai che non me la ricordo, io c'ero venuto un paio di volte qua, quando c'era le manifestazioni del mercantino, c'era. Me la ricordo assolutamente. Però oggi viene in veste di super donatore, perché lei è dona dall'età di? 40 anni. Quindi nel 61 39, mi raccontava. 39, e ha visto crescere l'Avisfano praticamente. Direi che sì. Era, ripeto, quando sono venuto io, il commendator Sorazzi, che aveva un rapporto di lavoro con lo zuccherificio, dice, ma lei fa, dico, ma sì, faremo, venga, mi ha arruolato. Ecco. E da lì, ma allora c'erano 10 persone che donano. Pochi donatori? Pochissimi. E davano a fine donazione che cosa? Ti mandavano giù dalle suore, e allora le suore ti parlavano la bistecca, il mezzo litro di vino, oppure il cognac te lo dava subito, te lo dava subito. Venivate coccolati comunque? Subito, appena la trasfusione, bicchierino, se vuoi bicchierino, sì. Ma come mai aveva deciso allora di donare? Per aiutare gli altri. Perché si fa? Cioè, posso chiedere la sua età? No. Non si può dire. Ho detto che ho compiuto gli anni 100 più 40 giorni. 100 anni e 40 giorni. Ecco, il 26 agosto io ho compiuto 100 anni. Complimenti. E complimenti anche per tutto quello che lei ha fatto nella sua vita. Ho lavorato, sempre lavorato. Donato. Studiato, donato. Studiato, lavorato e donato. E divertito. Mi sono anche spassata, se possibile. È contento oggi di essere a questa cerimonia? Io, tutte le cerimonie mi piacciono, se hanno un fondo benefico o qualcosa del genere. I grandi divertimenti li ho sempre schivati, ma in cerimonia così mi piace. Facevamo di quelle sfilate noi, non so. Al sede Avis dovrebbe esserci i filmini che ho fatto io con la telecamera dell'ultimo raduno grandioso che abbiamo fatto. Quindi faceva pure da operatore? Sì, infatti io non ci sono mai nelle sfilate, perché facevo con la telecamera. Eravamo quella volta al pranzo ultimo, 1000. L'ultimo pranzo eravamo in 1000. E lei si è divertito anche a riprendere? Da tutta l'Italia, da Taranto, da qua. Dalla Val d'Aosta, c'erano 150 labari in sfilata. Bei ricordi. Fa belle cose. Thank you.
tutto il sangue che io posso, salvare tutta questa umanità. Prova un po', pensa al sangue come vita, penso alla gente che si aiuta. E ti manca proprio come una scadenza. C'è un'altra vita da salvare. Grazie a chi investe il proprio bene, il bene più prezioso. Sangue, tempo, umanità. Sangue, speranza, umanità. Sangue, speranza, umanità. Sangue, speranza, umanità. Sangue, speranza, umanità. È un onore averti qua con noi. Tu sei testimonial nazionale dell'Avis e hai detto che questa è un po' la città della tua rinascita. Per quale motivo? Pesaro è la città della mia rinascita perché ho fatto un trapianto di midollo osseo in talassemia nel 1984 dal professor Guido Lucarelli e sono guarita. E hai ricevuto un premio anche a Roma importante. A Roma per i 90 anni di Avis nazionale sono state al Ministero della Salute per esporre la mia storia, quindi dare una mia testimonianza su quanto riguarda la donazione del sangue. E oggi sei qua appunto in veste di testimonial nazionale, quindi un riconoscimento importante per te, un orgoglio per noi di Avis Fano. Da quanto tempo sei testimonial? Sono testimonial di Avis nazionale da qualche anno e ne sono veramente onorata, perché ai donatori di sangue devo la mia vita. Se non ci fossero stati loro, non ci sarei stata io.
e sono molto onorata oggi di essere qui a Fano insieme a tutti voi per ricordare i 70 anni di fondazione e di puro e vero amore per il prossimo. Per essere diverso, per essere importante, puoi donare un po' di te, ti sentirai più grande ed il mondo ti stimerà. Presidente, oggi finalmente questa giornata importante, dopo il rinvio del mese di marzo, siamo qui a festeggiarlo in tutta sicurezza. Sì, assolutamente, rispettando tutte quelle che sono le caratteristiche di un evento all'aperto. Abbiamo queste note dietro che ci fanno da sottofondo di questo bellissimo slogan creato dai giovani, dalle scuole anni fa, ho bisogno di te, e noi dobbiamo soltanto ringraziare quelle persone che invece donano per chi ha bisogno. E quindi è la festa delle donatrici e dei donatori che quotidianamente pensano al mondo della solidarietà. Oggi è giorno di San Francesco, patrono d'Italia, ed è anche una particolarità, è la festa italiana del dono, proprio di coloro che fanno della sussidiarietà e della promozione di se stessi agli altri un evento spettacolare. Quindi oggi si festeggia e premiamo tutte le donatrici e i donatori che hanno raggiunto nella loro vita importanti traguardi delle donazioni del mondo del dono. Ed è un momento di festa per tutta la cittadinanza e saremo qui pronti per abbracciare tutte quelle persone anche che vogliono pensare che ancora si può fare tanto e dobbiamo fare tanto per tanti aspetti, perché il mondo del bisogno ha bisogno appunto di noi. E quindi venite a donare e ringraziamo queste donatrici e donatori per questo bellissimo anniversario di storicità della nostra associazione. Abbiamo con noi una persona grandissima che appunto ha 100 anni e è stata per 40 anni all'interno della nostra associazione per rappresentare la storia. Noi oggi festeggiamo la storia e sicuramente pensiamo qua anche al futuro del mondo del dono. Ed è bello anche perché ci sono le consorelle, c'è tanta partecipazione, medici, infermieri, appunto una grande famiglia. Queste bellissime macchie, questi bellissimi labari che hanno girato per la città di Fano e hanno girato per i monumenti importanti, dalla Porta della Mandria all'Arco d'Augusto, vederli sfilare e fermarsi per un momento anche di raccoglimento nella nostra piazzetta donatori, dove appunto la città e Avis hanno voluto dedicare un monumento non soltanto a chi fa il dono della propria vita, ma anche appunto alla città, a tutti coloro che vogliono essere vicini. Quindi tanti colori, saranno presenti logicamente le istituzioni, tutte le forze armate, i familiari dei donatori, ai quali dobbiamo dire grazie perché stanno vicini a questo bellissimo gesto, e poi logicamente anche il mondo del trasfusionale, perché sono loro che ci ospitano. E abbiamo un ringraziamento anche a un'infermiera che proprio in questa settimana è andata in pensione e festeggiato il suo ultimo giorno di lavoro dopo tanti anni nel centro trasfusionale. Quindi anche grazie a chi ci ospita in ospedale per far sì che il gesto del dono possa essere compiuto. Buongiorno a tutti, benvenuti alla Rocca Malatestiana, grazie davvero per la vostra presenza, perché oggi è una giornata importantissima, speciale per Avisfano. Domenica 4 ottobre festeggiamo San Francesco, patrono d'Italia, ma anche la giornata nazionale del dono, e finalmente festeggiamo anche i 70 anni di Avis, 70 anni di fondazione. Dunque vi chiederei subito di regalare a tutti noi un grandissimo applauso. Dopo una santa messa celebrata da Don Mauro Barnesi e un corteo fantastico accompagnato dalla banda cittadina, iniziamo questa cerimonia di consegna delle benemerenze a tutti coloro che si sono distinti in questi anni per le tante donazioni. Pensate, le 50, 75, 100, 120 donazioni, ma sono presenti anche i super donatori. Cominciamo con il saluto del nostro presidente, Marco Savelli. Grazie Simona. Simona, oltre che essere una bravissima presentatrice, è una nostra donatrice, un po' come Don Mauro. Quindi oggi abbiamo un grandissimo trait d'union per quello che ci accompagna in questa bellissima giornata del dono. Oggi, appunto, oltre che essere patrono d'Italia, è veramente la festa di tutto quello che riguarda il mondo del dono. Non soltanto Avis, ma nel senso allargato anche le altre famiglie, appunto Aido, che qua è in rappresentanza, e Atmo, che siamo un'unica veramente grande famiglia del dono. Grazie a tutti e a tutti per essere qui presenti, grazie signori, e soprattutto grazie alle autorità che sono qui presenti,
proprio in memoria di quello che ogni giorno la cittadinanza attiva rappresenta l'esempio. E proprio mi voglio collegare al mondo del dono, che è il mondo appunto dell'importanza della sussidiarietà, del dedicarsi agli altri ogni momento della propria vita, anche donando una volta all'anno il sangue, dedicando, facendo anche volontariato, perché un abbraccio nel mondo del dono non va soltanto a chi dona, ma chi sta all'interno del mondo del dono dedicandosi agli altri. E quindi non soltanto quando si estende il braccio, ma quando proprio si abbraccia il mondo del volontariato. E anche all'interno del Consiglio abbiamo delle fantastiche persone. Io devo dire prima grazie a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi del nostro Consiglio, perché dedicano del tempo alla bellissima associazione che di questa città, a Visfano. Quindi grazie ancora e vi abbraccio veramente con il cuore a voi tutti. L'importanza del dono è stata rimarcata più volte e dobbiamo avere una maggiore consapevolezza di quanto è importante migliorare la nostra società, in questa società veramente frammentata in cui delle volte perdiamo i valori. E devo dire che invece quando festeggiamo e premiamo le donatrici e i donatori che hanno raggiunto dei traguardi importantissimi, e oggi appunto per statuto a Visino, così come dice il nostro statuto, andremo a premiare coloro che si sono contraddistinti e contraddistinte per le numerose donazioni, e anche non solo, che hanno raggiunto traguardi importanti e da noi vengono premiati e etichettati giustamente come super donatrici e super donatori. Un grazie comunque sia va a Davis Marche, che è stata sempre vicina anche in tutti questi anni di presidenza di questo bellissimo consiglio, questo mandato di questo consiglio, per le iniziative che abbiamo fatto. Un grazie vanno ad Aido, Admo e alla Croce Rossa, che rappresentano appunto il mondo del volontariato, col quale abbiamo stretto sempre complicità. Al trasfusionale, oggi abbiamo con noi il dottor Carlo Pazzaglia, che è il primario del trasfusionale, e abbiamo anche un'infermiera, Manuela, che dopo tantissimi anni questa settimana è andata in pensione, e va un grandissimo abbraccio e applauso per tutto quello che ha fatto. Con le consorelle qua presenti c'è un confronto molto forte. Sicuramente, come ci insegna appunto il presidente regionale Massimo Lauri, la vicinanza di tutte le associazioni sta appunto nel collaborare, nel confrontarsi. Con tutti i presidenti questo consiglio ha voluto instaurare negli anni un forte legame, e negli anni abbiamo costruito un forte legame appunto, come si diceva prima, sulla formazione, invitando le consorelle a formarsi, e le abbiamo portate all'interno della città di Fano, e c'è chi ha fatto tantissimi chilometri per stare insieme, per condividere momenti di formazione e anche di complicità associativa importante. E quindi grazie ancora per il confronto vivace, acceso, che c'è sempre con tutti voi presidenti delle comunali. Io voglio chiudere appunto citando una parola importante verso Viterbo. Viterbo, oltre alla, non è una consorella, è una nostra gemella, è una sorella gemella, e oggi ci sono 6 rappresentanti dell'Avis di Viterbo che sono venute con le loro famiglie proprio per legare ancora di più questo gemellaggio, questa fratellanza che ci lega Avis e Viterbo, dalla città dei papi a una città come ieri abbiamo festeggiato in un qualche modo mangiando insieme anche un bollissimo brodetto. E quindi devo dire che questa complicità c'è anche in tutti gli eventi. Grazie ancora per essere così vicine e per aver fatto un viaggio sin da ieri per essere qua con noi. Il punto Avis. Alla vostra destra vedete queste bellissime macchie rosse che non sono soltanto dietro di noi e rappresentano quella che è veramente l'anima del nostro mondo associativo, il volontariato. Il volontariato puro non è soltanto il consiglio, il volontariato puro sono loro. E il più grosso applauso io lo dedico oggi al punto Avis. I giovani rappresentano, qualcuno dice il futuro, ma rappresentano il presente. In questi giorni alla Memo c'è una mostra dedicata agli studenti, quindi ai giovanissimi, che hanno dedicato del proprio tempo per creare il nostro logo, che vedete un po' là dietro, adesso un po' nascosto, dalla sorella Admo. Un ringraziamento va
ai media. Senza di loro non riusciremo mai a portare il verbo del dono fuori da queste mura, fuori dalle sedi Avis, fuori dalle sedi regionali, provinciali, istituzionali. Quindi un ringraziamento va a tutti i media e in particolare anche a te Simona, che sei sempre vicina alla nostra associazione. Devo ringraziare le donatrici e donatori, al quale va la riconoscenza massima per la capacità di rispondere celermente a tutti gli inviti al mondo del dono. In modo incredibile, in un modo incredibile rispondono alle telefonate e ai messaggi ormai WhatsApp. Devo ringraziare la segreteria, le nostre veline, la bionda e la mora. Grazie Manuela e grazie Elena per essere sempre vicini a questo pazzo consiglio che è sempre pieno di idee, di iniziative e voi in qualsiasi momento della giornata riuscite a rispondere alle esigenze del consiglio di Marco e di Andrea. Grazie per la celerità e per la capacità di essere vicini al mondo del volontariato, non tanto come dipendenti, perché voi non siete due dipendenti di Avisfano, voi a tutti gli effetti fate parte della famiglia Visina. Grazie. Facciamo un ringraziamento, non sono qui presenti, alla famiglia Paci. La famiglia Paci ci ha fatto un dono immenso, ci ha regalato un pulmino che è sempre condotto dal nostro volontario autista Gianni Lotti, che lo porta a spasso per tutta la città e non solo. Questo pulmino regalato dalla famiglia Paci, quindi ha un valore importante anche economico, ha consentito ad Avis di essere in collaborazione appunto con la Protezione Civile, altra bellissima realtà del panorama italiano. Ci ha consentito di portare i pacchi dono e i buoni pasto alle famiglie e vedere comunque sia anche Avis collaborare con l'amministrazione e con la Protezione Civile grazie a un regalo della famiglia Paci, devo dire che è un gesto ancor più forte di quanto comunque sia un imprenditore, una famiglia può essere vicina al mondo del volontariato. Grazie alla famiglia Paci. Un ringraziamento va alla banda Città di Fano che ci ha consentito di fare un bellissimo corteo all'interno della città. Ringrazio di nuovo Simona e ringrazio mio fratello Francesco per le foto. Ho avuto l'onore di portare i saluti del primo cittadino, nonché di un grande presidente e un amico avisino. Carissimi donatori, associati e cittadini, mi rattrista molto non essere qui insieme a voi a festeggiare questo stupendo anniversario. Ma se non sono con voi fisicamente, lo sono senz'altro spiritualmente. In questo momento mi trovo ad Assisi, dove la Regione Marche è quest'anno protagonista nell'ambito delle celebrazioni francescane. È un riconoscimento molto importante che viene assegnato ogni anno ad un'unica e precisa regione, e quest'anno tocca a noi. Tuttavia il mio pensiero per il 70° anniversario dell'Avis di Fano è vivo e forte, in primis come amministratore e primo cittadino di questa città non posso non ricordare il peso istituzionale dell'associazione di volontariato più longeva di Fano, nata nel lontano 1950 per iniziativa di Giuliano Solazzi, alla quale è intitolata l'associazione di donatori volontari di sangue della nostra città. È nel tempo cresciuta a tal punto da diventare un punto di riferimento nel mondo del volontariato, tutto. Io stesso ne sono stato presidente e posso con convinzione sentita e commossa testimoniarne l'importanza, ma sono anche un donatore ed ecco che la mia seconda riflessione è di tipo personale e più umana. Oggi voglio rivolgermi anche a chi non lo è, a chi dovrebbe diventarlo, a chi sta per farlo e naturalmente anche a tutti coloro che per questo dono prezioso e per nulla scontato lo ricevono. Donare il sangue è donare un pezzo di te che se ci pensi bene dici perché dovrei privarmi del mio sangue. Donare il proprio sangue con Avis
significa compiere un gesto volontario, gratuito e anonimo. Eppure, in chi dona sangue è come se scattasse un meccanismo improvviso e quasi magico che ti spinge a fare qualcosa per il prossimo, per chi è meno fortunato di te, per chi è in pericolo, per chi ha bisogno. Vicino o lontano che sia, e non importa se tu conosci chi riceverà parte di te, e nemmeno lui o lei sapranno mai chi sei tu. In questo momento si compie qualcosa di inspiegabile. Tu entri a far parte di un'altra persona e nel mentre doni ricevi anche. Un piccolo miracolo si compie. La gioia che torna indietro è la più grande ricompensa. Pensare di essere stato davvero utile, generoso, indispensabile perfino, fa capire quanto in un gesto spontaneo ci sia un po' il vero senso della vita. La vita ci insegna che siamo fatti per amare e siamo fatti per donare. A tutti l'augurio di poter vivere questo giorno importante con lo stesso slancio che mosse 70 anni fa i primi fondatori donatori della sezione fanese dell'associazione. Continuiamo a donare. Buon anniversario, Avis. Davvero, abbiamo presente il vice sindaco Cristian Fanesi che oggi porta il saluto alla cittadinanza. Prego, si può avvicinare. Grazie a voi, grazie di questo invito. Molte cose sono state dette, sono stati ringraziati tutti. A nome dell'amministrazione comunale invece io tengo a fare un ringraziamento sentito al presidente, al consiglio direttivo e a tutti voi, perché veramente al di là, no, organizzare l'attività, come è stato detto, di un'associazione grande come la vostra è sicuramente un impegno molto importante che ci rende orgogliosi di voi e che sicuramente è un impegno che portate avanti, che avete portato avanti con passione e anche con una certa precisione nell'organizzazione, siete sempre davvero dappertutto. Veramente a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, un ringraziamento per il generoso apporto che date a questa società, per il ruolo vitale del volontariato per la crescita sociale appunto della nostra comunità, e un ringraziamento a tutti voi che vi impegnate con costanza affinché non manchi mai la cura nei nostri ospedali, non manca mai voglio dire la cura della nostra comunità a chi ha più bisogno. Grazie davvero, io sono qui a rappresentare e a portarvi ovviamente da nome dell'amministrazione comunale, credo che sia questo il momento, anche una medaglia che spero possa essere aggiunta alle vostre tante, a rappresentare appunto questa giornata, ma soprattutto a presentare come dire, il ringraziamento della nostra comunità. E quindi andrò a mettere al Comune di Fano, ad Avis Fano, organizzazione di volontariato per i 70 anni di solidarietà dal 1950 al 2020. Grazie per queste belle parole al vice sindaco Cristian Fanesi, nonché assessore del Comune di Fano. Fanesi oggi porta il saluto della cittadinanza. Sì, è per me ovviamente un onore, perché delle tante associazioni, ce ne sono davvero tante a Fano che si occupano di volontariato, degli altri, quella che spicca di più anche per longevità, perché oggi sono 70 anni, quest'anno è 70 anni che esiste questa associazione, sicuramente è Avis. Primo perché appunto longeva, importante, molti donatori, che oggi fra l'altro saranno premiati alcuni di questi, e d'altra parte per gli obiettivi che questa associazione si prefigge, o quello di garantire la salute a tutti, e quindi sicuramente questa è un'eccellenza della nostra città e sono veramente orgoglioso di poter oggi rappresentare l'amministrazione per ringraziare davvero sia l'associazione, l'Avis, il presidente, il consiglio direttivo, ma davvero ciascuno dei donatori di Fano che da tanti anni e con tanta passione donano
un po' di tempo, un po' del loro sangue alla comunità che ha davvero in questo momento bisogno e avrà sempre bisogno di questo. Noi donatori siamo sempre coccolati al centro trasfusionale da medici, infermieri, da tutti loro. E come accennava Marco all'inizio, c'è un'infermiera in particolare che in questi giorni è andata in pensione e che ha fatto un po' la storia di Avis Fano. Manuela, prego, vieni a prendere tutto questo applauso sul palco. Manuela Mercanti, una figura davvero storica del centro trasfusionale che ci ha, come dicevo, coccolati. Ma non solo questo applauso, perché il vicepresidente Andrea ha un piccolo pensiero per te. Un mazzo di fiori e un premio, un riconoscimento per tutto il lavoro svolto, per tutto l'amore che hai saputo donarci. Attestato di benemerenza Manuela Mercanti, per averci messo sempre il cuore, per il sorriso con cui hai sempre accolto tutti al trasfusionale, dono speciale in un luogo diventato casa e famiglia, in cui il dono è sempre stato il protagonista. Grazie per l'energia travolgente, la dedizione, la passione e la cura che hai dedicato a tutti noi della famiglia Avis. Con ammirazione il consiglio direttivo, il presidente Marco Savelli. Grazie ancora Manuela. Ed è la volta della nostra gemella, Avis di Viterbo, Luigi Ottavio Michelli, che è il presidente dell'Avis di Viterbo. Raggiungici perché ci farebbe davvero piacere avere anche un vostro saluto. Buongiorno a tutti innanzitutto e tanti auguri ai nostri cugini dell'Avis di Fano. Questa è la prima cosa che a nome dei rappresentanti del Consiglio che oggi è qui e di tutti gli avisini e gli altri consiglieri a Viterbo portiamo come messaggio di auguri. Avete raggiunto un traguardo importante, un traguardo eccezionale e ci siamo conosciuti per caso, caro Marco e caro Consiglio, cari amici, però è stata da subito un'amicizia importante e sincera e per questo oggi siamo molto felici di questo vostro traguardo che speriamo ci serve a noi che abbiamo fatto da poco 60 anni come esempio di vita e di cultura associativa, della cultura del dono. Volevamo consegnare questo simbolo che rappresenta il leone di Viterbo, ma anche a Fano abbiamo, nelle visite che ci hanno fatto fare i nostri amici, la rappresentanza appunto dei leoni, con un augurio che leggo. A ricordo del prestigioso traguardo raggiunto, testimonianza delle storie di tante persone che hanno fatto grande l'Avis di Fano, con un gesto straordinario, il più nobile che ci possa essere, quello del dono. Un sincero ed affettuoso augurio da parte del Consiglio Direttivo e da tutti gli avisini viterbesi, per il Consiglio e il Presidente. Un'opera meravigliosa dal significato ancora più importante. Grazie ancora al Presidente dell'Avis di Viterbo. Luigi, oggi avete raggiunto la Rocca Malatestiana di Fano per questa importante celebrazione Avis di Viterbo, ricordiamo che è Avis gemellata con Avis Fano. Sì, abbiamo raggiunto molto piacevolmente questa bellissima location per fare gli auguri ai nostri fratelli di Fano. Siamo gemellati con loro e più ogni giorno che siamo insieme scopriamo sempre che c'è qualcosa in più che ci unisce, ideali, pensieri, ragionamenti, organizzazioni, quindi è proprio... L'unico problema è che abbiamo questi 300 km di differenza, però non sono un problema perché come possiamo troviamo sempre l'occasione per incontrarci e riorganizzarci, passare delle giornate insieme e coordinarci su quelle che sono le attività e spesso trovare degli spunti insieme. Certo, avete trascorso anche dei bei momenti. Bellissimi momenti. L'ultimo purtroppo il 23 febbraio al Carnevale di Fano, ne abbiamo in programma altri 4, quest'anno ci eravamo organizzati bene, invece... Siamo stati bloccati, ma oggi non potevamo non fare a meno di essere qui con loro per festeggiarli e per seguire il loro esempio, perché come Avis un po' più grande di noi sono veramente uno stimolo, oltre che un grande piacere poter passare dei momenti con loro. Grazie Luigi, un saluto a tutta l'Avis di Viterbo. Grazie, grazie. Auguri ancora all'Avis di Fano. Bene, ci siamo. Iniziamo con la consegna delle benemerenze. Premieranno tutti i consiglieri e i revisori. Iniziamo dalle 50 donazioni, quindi
con il distintivo d'oro. Il primo ad essere premiato è Aiudi Paolo. Andiamo subito avanti con Brocca Simone. Fiorani Sabrina. Andiamo avanti con Gori Albano. Benvenuto Albano. Davide Mazzanti. E ancora Papagni Antonella. Un applauso anche per Antonella. Ed ora Falcioni Stefano. Andiamo avanti con Antonioni Alessandro. Alessandro c'è qua con noi. Cinzia consegnerà anche a te questo riconoscimento. Intanto chiedo a Mazza Loretta di prepararsi. No. E allora andiamo avanti con Ricci Luca. Riconoscimento di Avisfano, foto di rito. E andiamo avanti con Copparoni Alessandro. L'applauso tutto per lei Alessandro, complimenti per questo traguardo, queste 50 donazioni. Gasparini Fabrizio. E ancora Lucertini Marco. Ecco qua Marco che viene premiato da Piero Valori. Ed ora è la volta di Muratori Patrizia. Grazie Patrizia e congratulazioni. Simone Spinaci. Continuiamo l'applauso per Bertinelli Cristiano. Giuri Davide, anche lui 50 donazioni. Allora andiamo avanti con Alessandroni Andrea. Andiamo con le 75 allora. Antonioni Francesco, Renzoni Roberto. Veronica consegna questo importante riconoscimento. Si prepari Vincenzi Marziano. Ecco qua Marziano che fa la foto. Continuiamo a scaldare le mani perché adesso verrà premiato il nostro vicepresidente Vitali Andrea. (ride) 73 donazioni, Andrea, congratulazioni. Il dottor Nicotra che sta premiando ed è stato un presidente, quindi grazie, grazie davvero e congratulazioni Andrea. Benvenuti Sauro. Riconoscimento, la borsa di Avis. E andiamo avanti con Cesari Cesare. Marco Savelli, lui c'è, è presente. Il nostro presidente è lo stesso che riceve questo distintivo oro rubino. Un grande esempio di vita in questo caso. Le foto anche per il nostro presidente. Poi Galli Marco, una foto anche per lei. È la volta di Pietrucci Serenella. Complimenti davvero, un omaggio floreale e un distintivo oro rubino per te. Brava Seri. Volpini Michele. Eccolo. Stefan Brocca. Complimenti a te. Siamo passati alle 100 donazioni, quindi il distintivo oro smeraldo. Iniziamo da Zampa Vinicio. Insomma, qui cominciamo a salire con le donazioni, quindi davvero un bel gesto, importante. Nicusanti Mauro. Zampa Hermes. Il distintivo oro smeraldo, la borsa di Avis. Ancora un applauso per Boiani Daniele, con 103 donazioni. E adesso passiamo invece alle 120 donatori con il distintivo oro diamante. Bartolini Claudio, 123 donazioni. E Cinzia ha consegnato il riconoscimento. Ed ora ci sono, come dicevamo, tanti super donatori che hanno appunto superato questi numeri. E iniziamo da Fulvi Ugolini Massimo, con 131 donazioni. Quindi i donatori sono ancora in attività. Mancini Alberto. Magini Roberto. Montesi Walter. 141. E ancora Fabio Vitali. E allora il nostro vicepresidente giustamente consegna questo premio. E a volte si tramandano anche di famiglia in famiglia. Dopo Vitali andiamo avanti con Marchetti Giancarlo. 143 donazioni appunto al 31 dicembre. E ancora Tamburini Michele. 145.
Congratulazioni. Ed ora 147 donazioni per Mariotti Giordano. E andiamo avanti se c'è con una donna, Francesca Cinotti. E poi Camerlengo Giancarlo. E poi sempre con i numeri registrati al 3112, Negrucci Elisabetta. 181 donazioni. Un'altra super donatrice. 189 donazioni invece per Mulazzani Francesco. E andiamo avanti con Ceccarelli Ivan. Tengono il conto in una maniera precisa, bravissimi. Giorgi Arianna, 214. Ha tenuto anche lei il conto, ne ha aggiunte delle altre. E chiudiamo con Gasperini Orazio. Pensate, 253. Orazio, congratulazioni davvero. A tutta la famiglia Avis alle sue spalle, tutto il consiglio, il direttivo, presidente, vice, per consegnarle questo riconoscimento. Ci stringiamo un po' perché abbiamo le mascherine, mi raccomando. Gradara, Avis Macerata Feltria, Avis Mondolfo, Avis Montefelcino, Avis Montemaggiore, Avis San Costanzo, Avis Sant'Angelo Invado, Avis Urbania, ovviamente Avis Viterbo. Grazie. Uno ad uno potrete ricevere questa opera d'arte realizzata appunto dagli artisti del nostro territorio. Sono ben 45 quelli che hanno realizzato queste opere. Lasciare la parola al nostro presidente Marco Savelli, vorrei ringraziarlo personalmente, a lui e a tutta la famiglia di Avis per aver pensato a me anche quest'anno, perché per me è motivo di orgoglio essere qua con voi. Grazie a tutte le consorelle, grazie a tutti voi per essere venuti a questa importante cerimonia. Però vorrei lasciare i saluti finali al nostro presidente, Marco. A fine del nostro 70esimo non potevamo che ringraziare ancora di più, da parte di tutto il punto Avis, di tutto il consiglio, Manuela ed Elena. Grazie ancora, ragazze. E abbiamo avuto l'onore di avere una presentatrice d'eccezione, Simona Zonghetti, e la ringraziamo. E un piccolo dono da parte di Avis Fano a nome di tutti i donatori. Oggi l'abbiamo premiata per ultimo perché ha fatto tantissime donazioni. A quanto è arrivato? 257 donazioni. Quindi un super super donatore. E è stato consegnato anche un doppio riconoscimento, perché le è stato dedicato un ritratto dalla moglie di Gianni, mi dicono. E quindi mi ha detto Gianni, ringrazio tanto l'Avis e chi è che si è adoperato per questa manifestazione, perché oramai si era messa, diciamo, si doveva fare a marzo, ma l'importante è che sia andata a buon fine. Esatto. E lei è ancora in attività, cioè ancora sta andando a donare? Sì, sì. Mi hanno ridotto però riguardo l'età, però ancora sto donando. Che cosa si sente dopo la donazione? Mi sento felice, perché quello che fai lo fai per qualcosa di utile. È perché c'è veramente chi è che ha bisogno.
Ma lei è un grande esempio. Che cosa si sente di consigliare anche ai più giovani e meno giovani, visto che fino all'età di 60 anni è possibile donare? No, mi pare fino a 70 anni. Ma io consiglierei di farla senza problemi, perché ti può portar via a dir tanto un'ora, ma è un gesto nobile, un gesto umile e bellissimo. E siamo arrivati al termine di questa cerimonia, una giornata che rimarrà sicuramente nella storia di Avisfano. Una storia ricca di 70 anni, una storia ricca di emozioni, di donazioni e di premiazioni. Quest'oggi è stata una giornata veramente particolare, abbiamo festeggiato un bellissimo anniversario, viva Avis, viva 70 anni, e ricordo che dimenticando se stessi ci si ritrova, donandosi ci si ritrova due volte.